Un libro denso che ha un pregio essenziale, la trasparenza, ma che chiede di lavorare sui temi. Questo è il giudizio condiviso sull'ultimo saggio a firma del cardinale Scola che con l'impegnativo titolo Post-cristianesimo, il malessere e le speranze dell'Occidente, Marsilio di Tore, affronta in quasi 150 pagine i temi, appunto, più caldi di oggi, la scristianizzazione, il martirio, la speranza possibile e affidabile, la guerra, la pace, la fede. A dialogare presso la Fondazione Corriere della Sera, accanto all'autore, ci sono nomi importanti del mondo culturale e giornalistico, moderati dalla corrierista Elisabetta Soglio. Si parte dalla crisi religiosa e dal nichilismo. Se non credi in nulla, non c'è differenza tra ammazzare o no, sintetizza Gianni Riotta. Chiaro il riferimento al martirio che il cardinale subito evoca. Il cristianesimo, superata l'attitudine delle egemonia favorita da una certa commistione con il politico, ha preso la strada della testimonianza, spiega. Questo fenomeno, con Papa Francesco, sta diventando imponente. Si vede bene la comprensione che se non ci giochiamo in prima persona per dare la vita in Cristo per tutti i fratelli, la speranza tende a spegnersi. La sfida è tra l'uomo bomba e il martire, osserva ancora il cardinale. Sono molti libri, penso a quello di Edward Luce, penso a quello di Bill Emmott che è già stato tradotto in italiano, che affrontano la crisi del mondo occidentale. Cardinal Scola ricorda che questa crisi non è solo economica, non è solo politica, non è solo culturale, ma è anche religiosa. Poi dal suo punto di vista lui dice è soprattutto religiosa. Però io credo che anche i laici che leggono tanti libri che vanno oggi in voga, di moda, sulla crisi corrente, debbano riflettere che è molto complesso avere un mondo come quello europeo che sia, o se vuoi allargare di quello occidentale, che sia completamente dimentico dei problemi spirituali. Chiaro che il pensiero va dall'Islam. Il dialogo inteso in senso rigoroso non può avvenire in astratto, ma nella quotidianità. Si tratta di intravedere se vi siano vie diverse e questo lo si può fare solo attraverso la prossimità. Il dialogo è difficile perché bisogna condividere un terreno comune a cui si arriva per gradi. Per questo prendiamo sul serio la parola testimonianza, sottolinea il filosofo Salvatore Natoli. La caratteristica tipica della nostra epoca, perché non è la prima crisi che c'è nella storia del mondo, ce ne sono state tante, e la caratteristica è che sono crollate, sono tramontate, e nel giro anche di un breve periodo le grandi narrazioni, cioè i grandi sistemi mondo che orientavano i soggetti. Parlo del cristianesimo, ma anche della versione secolare delle fedi, perché si è passati dalla fede nella trascendenza, usiamo una parola tanto per capirci, nel mondo a venire, a una fede nell'immanenza. Allora i grandi movimenti religiosi, sociali dell'Ottocento e del Novecento trascrivono in chiave terrena e mondana una idea di liberazione che prima aveva caratteristiche religiose, e questo ha contraddistinto praticamente tutto l'Ottocento e metà del Novecento. Le guerre che sono state combattute in nomi di ideali totali, anche perversi, ma totali. Ecco, c'è il crollo della totalità. E allora, mancando lo sfondo, la meta e il fine, ci si sente come sradicati. I tedeschi direbbero Heimat los, senza patria. In questa fase storica mi pare che siano complicate le relazioni con parte dell'Islam, perché i fondamentalismi sono molto forti. Credo che i tentativi siano necessari, ma la storia pesa, la vicenda Europa-mondo islamico è di contrasto. Gli europei spesso sono ignari di quanto la storia pesi sulle loro azioni, ma come si dice, ignorare la storia pregressa condanna a riviverla, aggiunge il saggista Pane Bianco. E il libro del cardinale è una ricerca intorno al nodo, al grande nodo dell'Europa più che del mondo occidentale. Cioè, l'Europa è l'unica area geoculturale in totale controtendenza rispetto al resto del mondo, l'area in cui la secolarizzazione ha morso di più, in cui la scomparsa del sacro è stata più forte, più potente. Nel momento in cui quel mondo si indebolisce al punto che il titolo del libro del Cardinal Scola è post-cristianesimo, col punto interrogativo, se in quel mondo si indebolisce, allora nasce il problema di quale equilibrio trovare in una società che ha perso coscienza del proprio passato. E questa è fondamentalmente la domanda intorno a cui mi sembra ruota il libro del cardinale. Alla fine, l'ultima parola è sulla speranza possibile, quella che si trova a fatica, con ricerca interiore e comunitaria, quella affidabile, che si creda o meno. Anche in una situazione
tragica come quella che stiamo attraversando, i segni della speranza sono moltissimi. Io accetto fino in fondo le domande, le attese che pongono l'interrogativo sul cristianesimo, ma alla fine lo tolgo dicendo che se c'è anche solo una persona che si comporta come i monaci di Tiberin o come le suore di Madre Teresa, ma anche se c'è un uomo o una donna che assiste un familiare che sta morendo per 40-50 giorni accompagnandolo con pazienza, io dico, alle braccia del Padre, anche se c'è uno sguardo di bene, anche se c'è il riconoscimento del proprio limite e soprattutto del proprio peccato, anche quando col passare degli anni diventa noioso, perché è il peso del peccato che diventa noia. Ecco, finché ci sono questi segni, la speranza c'è ed è una speranza affidabile. Grazie. Grazie, Eminenza. Eminenza, perché quel punto interrogativo ovviamente pone qualche problema? Perché è il modo di concentrare le aspettative, le attese che taluni e soprattutto anche una sensibilità dominante lasciano trasparire che ormai il cristianesimo sia una cosa passata, digerita da, soprattutto ovviamente dall'Occidente, e quindi non più in grado di dare speranza in questa epoca di travaglio e di confusione. Quindi allora io mi interrogo se è così o se non è così, e lo faccio in due passaggi. Cioè, un primo passaggio cerco di rilevare la modalità con cui i sostenitori di questa tesi attraversano le problematiche urgenti del nostro tempo, in una seconda parte in cui cerco di ridire la natura dell'avvenimento cristiano e come l'avvenimento cristiano sia tutt'altro che un post, ma sia pur con tanti problemi è una carta reale, una risorsa reale per il presente, soprattutto negli ultimi due capitoli dove parlo della testimonianza e del martirio. Questo si fa per me evidente. Il libro conclude che fin tanto che ci saranno uomini e donne come i monaci algerini o come le suore di Maria Teresa in Yemen che danno la vita per questo, il punto interrogativo deve sparire.